inconfondibile Stella. Che brillo. Così pronta a passare dal riso e pianto, così pronta a impazzire per un tramonto. Tutte le persone che hanno fatto sì che questo concerto si facesse, e allora io mi sono preso degli appunti per non dimenticare nessuno, ma innanzitutto c'è il comitato fatto, ma questo non è un comitato, sono delle bellissime ragazze che si chiamano Marianna, Teresa, Maria Assunta, e io facciamo un bel applauso perché se lo meritano. Oh, e poi abbiamo il parroco Don Vincenzo, che è stato utilissimo questa sera, ci ha dato anche dei consigli sulla fonia, e quindi è un parroco a tutto spiano, a 360 gradi, in grado di interessarsi anche di tutte le cose, di tutte le cose belle della vita, compresa, anzi, prima di tutto, la musica, insomma. E poi il sindaco Barbara Mele, che insomma è stata con noi tutta la sera per aiutarci a risolvere tutti i problemi che si sono presentati, avrebbe voluto accompagnarci a visitare un po' tutto il paese, ma non c'è stato tempo perché siamo arrivati troppo tardi, ma abbiamo promesso che torneremo e lo visiteremo molto molto volentieri. E poi tutta l'amministrazione comunale, naturalmente, e insomma facciamo un bel applauso a tutte queste persone. Poi vogliamo ringraziare anche tutte le persone che lavorano qui con noi, questa sera hanno lavorato sodo perché ci sono stati molti problemi da risolvere. Vi cito prima di tutto il nostro uomo suono, l'ingegnere del suono Enzo Rizzo, là al mixer in mezzo.